diretta verso le elezioni regionali, speciali elezioni per titolo a Roma 1, in compagnia dei colleghi Paolo Adanese e Antonello De Fortuna, ma di Pino Strano, soprattutto candidato della Rete dei Cittadini a presidente della Regione Lazio. Allora, abbiamo già detto, insomma, già detto molte cose, andando ancora più, come diceva Paolo Adanese, sulla Regione Lazio e sui temi concreti. Ecco, la sanità, lei ha un'esperienza, viene da quel mondo, lavora in quel mondo da tanti anni, nel curriculum vedevo anche stato in prima linea, per esempio, al CERT di Ostia, una struttura veramente, no, da trincea, come si dice. Ecco, che cosa ha imparato in questi anni e che cosa farebbe domattina, immediatamente, se fosse eletto presidente, sulla sanità, nella sanità, dove magari rispetto a questa rete lei è quello forse più autorevole, immagino. Io la prima cosa che farei è cacciare via tutti i dirigenti scelti per meriti politici e non per valore, per qualità. E che significa? Questa sarebbe veramente una rivoluzione. Dici, ma come fai? Beh, c'è un modo. Secondo me è utilizzare gli utenti stessi. Cioè, noi siamo pieni di metodologie per valutare la qualità dei prodotti o dei servizi delle imprese private e invece non ne applichiamo neanche uno di questi criteri ai servizi pubblici. Una cosa banale come la customer satisfaction, cioè la soddisfazione dell'utente, non viene assolutamente praticata. Tutti i giudizi che vengono dati non sono dati su miliardi o di presunti parametri, tranne quello di sapere e sentire dall'utente. L'utente, quando vuole dire che qualcosa non va, deve gridare, protestare, chiamare i carabinieri, ma non c'è un metodo istituzionale per valutare questo. Un'altra cosa che farei è cambiare e modificare i tavoli tecnici, che sono quelli che poi aiutano gli assessorati a non fare sciocchezze, perché spesso i politici, se non hanno una preparazione specifica, è anche giusto che non sappiano, non conoscano i dettagli, allora per evitare fare provvedimenti come quelli che sono stati presi a ripetizione invece nella Regione Lazio, senza capo né coda, che poi addirittura sono inapplicabili a volte, bisognerebbe che i tavoli tecnici fossero fatti da tecnici che non abbiano come unico scopo quello di conservarsi il posto, ma invece siano veramente con lo scopo di armonizzare le norme con chi ci lavora. Quindi i tavoli tecnici non dovrebbero essere scelti dai politici, nemmeno quelli, dovrebbero scelti proprio dagli operatori. Ma per esempio nella filiera, adesso un termine brutto, poco adeguato, però diciamo, usiamo questo termine, nella filiera rispetto a quel tipo di servizio molto importante, no, del CERT che voi fornivate, che lei, no, forniva, cos'è che non funzionava e quali erano gli sprechi, ad esempio, che lei individuava, perché magari ogni giorno vedeva qualcosa. Una delle cose che ho imparato è che la sanità, come molti dei servizi pubblici, funzionano nonostante i politici. Perché le persone che ci lavorano dentro, per la stragrande parte, sono persone che danno l'anima. Sia CERT, ma non è da adesso, io CERT ormai non ci lavoro più da 3 anni, adesso lavoro nel servizio di disabili adulti. Per la mia esperienza diretta, ma so per vie indirette che la situazione è abbastanza simile anche in altri servizi. Cosa non funziona? C'è la qualità, ma c'è di più, c'è l'abnegazione. Noi ci sono posti in cui ci compriamo noi la carta e il detersivo per lavare le mani. Al set di Ostia mancava, dove ci giravano l'AIDS e malattie, insomma, una certa consistenza, mancava il detersivo per lavarsi le mani, l'abbiamo comprato solo noi. Quando è stato il momento di imbiancare, l'abbiamo imbiancato con le nostre mani. Questo mi sembra per dire significativo. Assolutamente sì, e nonostante, chi dirigeva allora, era di area Rifondazione Comunista. E lo dice uno che a suo tempo, anche un trascorso, molto tempo fa, sinistra extraparlamentare, marxista extraparlamentare, dopodiché ha scoperto purtroppo che infatti le etichette, le ideologie non servono a niente, servono a mascherare i propri appetiti. Allora per questo noi diciamo, basta con destra e sinistra. Voi ordinavate il detersivo e non ve lo davano, oppure vi dicevano non ci sono i fondi, aspettate, sì, dopo ve lo diamo, poi insomma magari c'era ma spariva. Perché poi, bisogna anche dirlo, c'è una piccola quota pure di operatori che invece il proprio dovere non lo fa proprio bene. E questi vengono lasciati fare. Siccome non c'è un sistema di controllo che premia il far bene, allora
tutti possono fare. Questo, quali sono gli anni il ruolo del sindacato? Cioè nell'evitare o nel frenare anche delle rivoluzioni come questa? Questo è il settore sanitario però. Qui se il problema vero è che poi bisogna parlare, il sindacato è una parola che comprende molti aspetti, molti sindacati, c'è sindacato e sindacati. Ci sono alcuni sindacati che si sono sclerotizzati, sono diventati delle macchinette per produrre consenso elettorale o peggio per gestire il piccolo potere. Ci sono altri sindacati che guarda a caso sono esclusi poi magari dalle contrattazioni che invece sono sindacati veri, per esempio i COBAS sono sindacati però veri. Nella media diciamo. Ma io mi rifiuto di fare questa media e le ho detto che bisogna guardare, smettiamo di fare tutta l'erba un fascio, così come la politica è tutta sporca, i sindacati fanno tutti schifo e poi rimaniamo sempre dentro questo, non vediamo la possibilità di scegliere, dobbiamo scegliere, possiamo scegliere, dobbiamo spingere laddove c'è positivo e frenare laddove c'è negativo. Rimaniamo sulla sanità, i soldi ci sono o non ci sono per mandare avanti gli ospedali? Lo vediamo tutti i giorni, manifestazioni di lavoratori nel campo della sanità, ospedali che si ridimensionano, qualcuno rischia la chiusura, è possibile uscirne fuori? Mancano i soldi, dicono i politici. Ma i soldi non sono della Regione Lazio, sono dello Stato. Anzi, non sono dello Stato, sono della Banca Centrale Europea, che non è pubblica, è in mano ai privati. E per darceli questi soldi, noi dobbiamo pagare interessi su questi soldi. Se invece ce li stampassimo noi direttamente, non avremmo bisogno di pagare interessi. Il debito pubblico è solo questo, gli interessi che noi paghiamo. Se scorporassimo gli interessi dal debito pubblico, noi, il nostro PIL sarebbe inattivo, quindi non avremmo questo problema. Siamo sotto la cravatta dei banchieri internazionali. Allora, poi dice, ma tu stai facendo voli bindarici, che fai nella regione? Ok? Nella regione, allora, visto che se non possiamo spostare questo e abbiamo delle risorse limitate perché siamo incravattati, beh, cerchiamo allora di usarli bene e di non fare, come si sta facendo, i tagli lineari. Quando tu fai tagli lineari, tagli il buono e il cattivo, senza guardare, perché l'unica cosa che ti interessa è risparmiare. Ma è stupido risparmiare così, perché poi alla lunga spenderai di più. Noi abbiamo avuto delle eccellenze che vengono chiuse e delle altre cose che vengono lasciate per ragioni elettoralistiche. Beh, vogliamo unirci e discutere anche con i cittadini, con la realtà del territorio, di cosa bisogna fare veramente, discutere con gli operatori e vedere anche con criteri oggettivi cosa bisogna fare o no, badando non solo al soldo, ma alla qualità di ciò che viene fatto e ai bisogni che ci sono sul territorio. Parlando di banchieri, mi viene in mente che Obama vuole far causa a Standard & Poor's, quindi insomma, avete Obama nella rete finalmente, dei cittadini, sino lui dei vostri. Però volevo chiedere di spiegare un po' meglio, perché è una delle proposte forse più caratterizzanti della rete dei cittadini, la cambiale sociale. Sì. A cosa... Ecco, torniamoci per chiarirlo, no? Quello che diceva anche prima. Bene, questa è per esempio, la cambiale sociale è un nome tecnico che noi possiamo utilizzare in realtà per usare uno strumento monetario. Siccome non possiamo battere moneta, perché questo diritto con il signoraggio privato ce l'hanno solo le banche centrali, non possiamo dire stampiamo una moneta alternativa, beh usiamo, scusateci, un trucchetto, che però è molto sostanziale. Usiamo cambiali sociali, cioè garantite da chi le emette e in seconda battuta dalla regione. E dentro c'è anche un discorso più generale ancora. Noi pensiamo che la moneta non deve essere debito, ma deve essere credito, deve essere del portatore e non dell'emettitore. Per cui quando lei mi fa una promessa che mi darà qualcosa, lei me lo può promettere anche con una cambiale, ok? Se io do fiducia alla sua promessa, in pratica mi sta creando una sorta di moneta facendo questo. Lo potremmo fare a livello regionale. Questo è, non so se è chiaro. E anche qualche esperimento in qualche municipio di Roma simile, in un municipio del quarto, non so se l'ha seguito, una sorta di voucher che mette in rete delle attività, e comunque insomma... Ci sono dei dei tentativi, ma attenzione ai buoni sconto, perché fanno abbastanza differenza, sono... Una sorta di moneta di quartiere. Ottimo, evidentemente istintivamente o anche programmaticamente hanno capito che è lì il punto, perché non è che manca la ricchezza in termini di beni, noi tutti, anche quelli che non guadagnano una lira, che non hanno un euro,
sopravvivono. Vuol dire che ci sono dei meccanismi sociali per cui a queste persone vengono dati dei beni. Ora, perché queste persone per avere questi beni devono essere messe in condizione di essere ricattati? E quindi devono pipire, devono bussare alle porte, devono avere dei favori. Invece noi diciamo è il loro diritto. Per questo noi diciamo allora un'altra delle cose che faremmo è istituire un reddito di cittadinanza usando questo strumento della cambiale sociale. E io credo che tutta l'impalcatura regga su un assunto. Lei si fida molto delle persone, degli uomini, dei cittadini. Al contrario. Ci vuole un esercito di brave persone per far funzionare le cose. Al contrario, questa è una cosa che viene detto spesso. No, io non mi fido, non mi fido nemmeno di me stesso. Per questa ragione io ho preso degli impegni molto precisi, perché il potere corrompe tutti e può corrompere anche me. Io non mi fido di nessuno, non mi fido neanche di lei, non mi fido di nessuno. Ed è per questa ragione che noi abbiamo bisogno del controllo reciproco. L'unica cosa che può salvarci è il fatto che ciascuno di noi possa avere lo stesso diritto e potere nel rappresentare i propri interessi. Se ciascuno di noi ha uguale il diritto e potere nel farlo, allora la risultante sarà il bene comune. Con tutto questo trascorso che ha appunto nella sinistra, diciamo anche extraparlamentare, che poi oggi la porta qui, no? A dire nessuno merita in questo momento, è anche una sconfitta di quel tipo di sinistra, tutti abbiamo parlato di Grillo, quindi siamo bipartisan, cos'è che ha visto in questi anni? Cioè il potere ha corrotto oppure semplicemente non si è trovata magari anche no, in una quadra? No, ero cieco, come sono ancora tanto ciechi molti cittadini, molti di noi siamo ancora ciechi. Ero cieco rispetto a un meccanismo che nasconde dietro le ideologie altri interessi che usano le ideologie proprio per impedire ai cittadini di poter decidere sugli specifici argomenti. Se io la costringo a schierarsi per una squadra, poi lei non può dire, ma però questa cosa della squadra avversaria in fondo mi piaceva, non lo può dire più, è costretta a seguire o tutto o niente, è così che ci fregano. Quando domani lei diventerà governatore della regione Lazio, quale dovrà essere il suo stipendio, quale quello dei suoi assessori, quale quello dei consiglieri? Grazie di questa domanda. Io ho dichiarato, mettendolo per iscritto, che prenderò lo stesso stipendio che prendo adesso. Io lavoro per la ASL, ho un mio stipendio, non intendo far soffrire la mia famiglia per la mia passione politica, garantitemi lo stesso. La continuità. Tanto come ore di lavoro, pure adesso, io lavoro molto di più in realtà delle orari. Ci sono più responsabilità, punto interrogativo. Certo, ma se vuoi sono anche più soddisfazioni, per me è una sfida interessante, a me piace questo tipo di cose, nell'ufficio in cui lavoro io ho contribuito a riorganizzare e a rendere un po' più efficiente, io penso che me lo possono anche riconoscere. Lei ha un'aspettativa strana o si metterà in aspettativa? Mi sono messo in ferie da oggi. In ferie? Sì. Perché se no sarebbe un po' un conflitto di interessi. No? Assolutamente sì. Quindi come lo supera il conflitto di interessi in questo quelle modo? Ferie. Io mi sono messo in ferie intanto per la campagna elettorale, dopodiché poi deciderà. No, normalmente il posto di lavoro viene conservato, viene messo in sospeso, certo. E poi alla fine del mandato uno lo riprende. Vogliamo spiegare anche, lo diciamo spesso, però è assolutamente, diciamo così, un'informazione di servizio, lei è candidato presidente, non è nel listino, diciamo così, della rete dei cittadini, quindi vuol dire che non tutti i candidati presidenti, insomma se non diventano presidenti, non sono rappresentanti in consiglio. La legge elettorale regionale prevede che il candidato presidente diventi consigliere solo nel caso in cui o è il primo eletto oppure il secondo. Guardate bene, il secondo non è il primo. Già, perché noi non esistiamo con due blocchi, no? Almeno questo poveraccio del secondo blocco lo vogliamo fare legge. Ok, io non, per coprire questo, di solito i candidati presidenti si presentano anche nei listini provinciali e approfittano ovviamente della maggiore visibilità per farsi eleggere consiglieri. Io ho detto, lei no. Ha detto di no. Io ho detto di no. Perché? Perché lavoro per la lista, lavoro per i cittadini, lavoro per questo metodo, non lavoro per me, vorrei che fosse chiaro. Però con questo modo ci sono, ci perdono, insomma, anche possibilità che lei non siederà alla Pisana, perché appunto potrà andarci invece magari il più eletto della sua formazione. Noi diciamo chiunque, dai sondaggi, io dico sempre certo, così per non creare, noi diciamo che chiunque di noi andrà lì è uguale. Beh, chi c'è nelle vostre liste, però diciamolo anche ai cittadini, no? Ci sono cittadini che io amo intanto, che ci siamo scelti per la disponibilità, per la capacità, ci sono persone che tutte abbiamo firmato lo stesso impegno.
ed è la cosa più importante, che prima di votare in consiglio regionale consulterà sempre il popolo della rete dei cittadini per decidere il proprio voto. Noi abbiamo, quindi usiamo letteralmente il rappresentante come uno strumento di tutti i cittadini. A questo proposito, anche a livello regionale, qual è il metodo per la democrazia diretta, internet o referendum? La democrazia diretta è un insieme di strumenti. Noi per questa gestione del rappresentante eletto prevediamo di usare sia assemblee fisiche, periodiche, sia un sito internet dedicato a questo. E invece per quanto riguarda anche gli altri cittadini, perché noi non lavoriamo perché vogliamo la democrazia solo per noi, la prima cosa che faremo è istituire lo strumento del referendum deliberativo senza quorum, che significa cioè la possibilità di fare le leggi data a tutti i cittadini romani, ovviamente certe condizioni di firme raccolte, ma è importante dire senza quorum, perché il quorum è un'altra arma stupida. Del resto, non esiste il quorum per le elezioni mentre esiste per il referendum. A me sembra, insomma, sono tutti strumenti per tenere i cittadini sotto controllo, non come se fossero delle robe pericolose. Ragazzi, ma la democrazia è dei cittadini, sono loro che devono avere l'ultima parola. Andrea, andiamo verso le conclusioni, mancano pochi giorni alle elezioni. Che cosa state facendo quindi in questo periodo come campagna elettorale, insomma? Poi dovremmo chiedere, l'abbiamo fatto con tutti, no? Anche quanto vi costa la campagna elettorale, visto che per le grandi cifre, i grandi schieramenti, è un tema di discussione anche questo. Guardi, se vedi il nostro budget fa ridere, e noi come soldi mettiamo i nostri soldi, anzi faccio un invito a tutti i cittadini di dare un piccolo contributo, se minimamente sono d'accordo con le cose che ho detto. Ne abbiamo bisogno, perché stiamo tirando fuori i soldi. No, dica anche dove possono trovarli, se sul vuoi. Sul sito c'è un riferimento. Sito la rete dei cittadini? Sì, se prendete i dati, adesso non ve li dico qui perché tanto i numeri si rimettono. No, per far conoscere il sito. Sul sito retedeicittadini.net potete trovare le indicazioni per fare dei versamenti a nostro favore, lo potete fare anche da Tabaccaglio. Ok? E per incontrarvi invece, insomma. Per incontrarci tutti i giovedì la nostra sede in via della Bella Villa 94, dalle 8 alle 11 facciamo l'assemblea. Ed è interessante, se loro vengono, anche possono capire come gestiamo anche il potere che si genera nell'assemblea in maniera realmente democratica, o almeno ci forziamo costantemente di farlo. Una delle cose che facciamo è distribuirci dei bigliettini, è molto carina e però si fa molto seria. Ognuno dei quali ha un valore di tempo, ciascuno può usarli per parlare, per fare proposte, per fare domande, eccetera, e finito quel tempo uno deve stare zitto, oppure può anche cederlo a qualcun altro che sta dicendo delle cose interessanti e che vuole ascoltare. Allora non è la prevaricazione di chi parla o di chi fa la segreteria che è determinante, ma la scelta del singolo che può dire: oh, continua a parlare, ti do il mio tempo. Proseguirete questo impegno comunque vada anche per le elezioni amministrative, comunali, municipali, cioè con un'altra candidatura, insomma un'altra proposta vostra? È quasi certo, noi abbiamo intenzione di proseguire ad oltranza, abbiamo deciso che questa è l'unica via per cambiare le cose senza imbracciare i fucili e i forconi. Il voto è il granello di sabbia del sistema. E l'unica fessura rimasta è che il sistema deve mantenere per dare una parvenza di verità, non può eliminarlo, e noi vogliamo usare questo, quindi usatelo bene, non votate quelli che avete sempre votato, votate chi volete, ma non quelli, non votate nemmeno noi, ma non votate quelli sempre, i soliti che vi stanno ingaiando da 40 anni. Beh, io volevo chiedere un messaggio finale, insomma, un bello finale, penso che questo sia chiaro, no? Grazie. Sì. Allora, la ringraziamo, strano, le facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi. E la seguiremo, insomma, vedremo come andrà. Grazie a voi. Arrivederci, grazie per essere stato con noi. Grazie a Pino Strano per la rete dei cittadini, ci vediamo domani, avremo altri incontri.